benvenuti a quel che passa il convento, ben trovati in cucina. Ciao padre Francesco. Pace bene a te, carissima Melania. Pace bene a tutti quanti voi, carissimi telespettatori. Da quando sono qui in cucina, risponderti con questo pace bene mi ha fatto veramente riempire il cuore di gioia. Mi sento bene quando ti rispondo pace bene, grazie. Grazie a te, sono contento di questo messaggio che dai, perché è vero, quando ci si saluta, quando si hanno un po' di gentilezze, poi alla fine, no? Si apre il cuore, perché si sta bene, è un raggio di sole che entra nella vita di ciascuno di noi. E proprio a tal proposito dovremmo veramente anche dare un messaggio in più riguardo il saluto, essere più gentili, perché è importante. Il saluto è un incontro, è l'incontro con l'altro, è un augurare qualcosa di bello all'altro, è un parlare bene, è un benedire dell'altro, quindi un benedire anche l'altro. E allora a questo punto vorrei semplicemente, ecco, leggerti semplicemente un decalogo. Noi conosciamo il decalogo sacro, ecco, noi invece facciamo il decalogo della gentilezza. È vero, quindi abbiamo bisogno. Allora cominciamo già dal fatto che bisogna salutare le persone quando le incontri. Un saluto gioioso può rendere la giornata più radiosa. Fai agli altri un sorriso amico, costa poco e fa un gran bene. Bene, punto numero 2. Punto numero 3. Chiama gli altri per nome, tante volte, uè, o, amo, per amor di Dio, tutto bello, ma chiamiamo anche per nome, ci hanno dato un nome, anche questo crea familiarità e vicinanza. Poi, 4, sii amichevole e generoso, se vuoi amici, devi essere anzitutto prima tu amico, no? Ecco, sii cordiale. È vero, cordiale, cosa significa essere cordiale? Cioè fare del proprio meglio perché ciascuno si senta a proprio agio, stare vicino al proprio cuore, è bello questo, no? Come immagine. Sii sinceramente interessato agli altri, evita i pettegolezzi e l'ipocrisia, tante volte purtroppo capita, no? Poi, 7° punto, sii generoso nell'apprezzare e cauto nel criticare. 8° punto, sii attento ai sentimenti degli altri. Un rifiuto, una disattenzione o una maldicenza possono rovinare la giornata e la vita. Giusto. E poi, questa la dedico a te. Sì. Sii entusiasta, lavora per un mondo migliore. Grazie per avermela dedicata. E poi l'ultima, considerati un membro necessario della famiglia umana e datti da fare. Diamoci da fare allora padre, ecco. Francesco, direi diamoci da fare con gentilezza. Sempre. Ho intenzione di mettere in pratica tutti i 10 punti che oggi ci hai letto. Benissimo. A cominciare dal 2, se non sbaglio, quello del sorriso. E adesso con un bel sorriso di gioia voglio chiamare in cucina la nostra ospite, che si chiama Maura Pismataro, viene da Guidonia in provincia di Roma, e l'accogliamo con un bel sorriso e con tanta gentilezza. Maura, buongiorno, benvenuta Maura, bentornata direi. Eccoci. Oggi vi ho portato un altro emblema della Calabria, che è il peperoncino. Certo che sì. Praticamente in Calabria, forse solo nel latte, non si usa il peperoncino, lo so, lo mettiamo ovunque. E non è escluso direi. No, io devo dire che anche quando ho allattato i miei 4 figli, mangiavo il peperoncino senza problemi, a loro piace il peperoncino. Ormai è nel DNA. Nel DNA, i bambini hanno allattato. Bellissimo, ecco, allora, tutta una grande sorriso e questo ci fa piangere. Bellissimo, vado. In effetti, già, ieri ci hai portato la cipolla, cipolla di Tropea. Oggi il peperoncino, quindi veramente sia sul frigo che nelle nostre pance, direi, che in cucina, insomma, Calabria. Eccola Calabria, qua. Calabria. Oggi che cosa ci cucini? Allora, oggi questo è un piatto veramente della domenica, della festa, un piatto importante. Sono i fusilli fatti a mano col ferretto, o pasta a ferretto vengono chiamati, o maccheroni della casa, poi a secondo i paesi. Sì, 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 è vero. E la caratteristica è un sugo bello, tosto, pesante. consistente si fa con la carne di maiale e soprattutto con la salsiccia piccante calabrese, che senza di quella non si può fare. Non si può fare. Allora, non si può fare.
Io direi, andiamo a leggere gli ingredienti, Maura. Sì. Diciamo pure che sì, ci vuole la salsiccia calabrese, senza di quello non si può fare. Però nel corso della ricetta diamo anche possibilità a tutti gli amici che ci seguono non dalla Calabria di replicare questa ricetta anche senza la salsiccia tipica calabrese. Come si fanno questi fusilli al ferretto con ragù di maiale, altrimenti detti maccaroni da casa? Si fanno così: per la pasta utilizzate 500 g di semola di grano duro e poi un pizzico di sale e dell'acqua quanto basta. Per il ragù invece serve 1 kg di carne di maiale mista, quindi abbiamo detto la salsiccia rossa piccante, le costolette, la bistecca di collo, ancora 2 bottiglie di passata di pomodoro, 2 cucchiai di concentrato di pomodoro e poi 500 ml d'acqua, 1 spicchio d'aglio, 1/2 cipolla, 1 bicchiere di vino rosso secco e ancora origano secco quanto basta, semini di finocchietto selvatico quanto basta e dell'olio extravergine d'oliva. Quindi per condire il tutto, se ancora non fosse abbastanza, generosamente una ricottina secca affumicata e del peperoncino se piace. Ecco. Allora, abbiamo tanta fame, questa è la premessa. Sì. Da cosa cominciamo? Direi dal ragù, che deve cuocere tanto, possibilmente, certo. Tanto, più che tanto. Più che tanto, anche perché il ragù deve proprio... Allora, abbiamo bisogno di una pentola. Una pentola. Un coltello. Un coltello, allora io prendo il coltello. Sì. Io ti prendo la pentola. Sì, io metterei già l'acqua sul fuoco anche della pasta, se volete. Benissimo. Per non trovarci troppo indietro. Tu lo fai nella pentola normale o non lo so, utilizzi quelle di terracotta? Ma a casa c'ho anche quelle di terracotta, devo dire, sì, si cuociono meglio, che è una cottura più lenta. Ecco. Addirittura le pentole di terracotta, tornando al discorso delle tradizioni, io ho la fortuna di avere il caminetto in casa. Bello. E allora ho preso in Calabria delle pentole di terracotta dove cuocio i legumi. Che nel camino, li metti vicino al fuoco, lentamente. E così poi, come anticamente si faceva, certo. Sì. Vuoi che ti aiuto nel tagliare la cipolla? Perché sì, tu sai che io sono l'addetto anche alla cipolla. Allora, come la devo tagliare? Ce l'hai un altro coltello? Certo, te lo do io. Il Melania, c'è tutto a disposizione. Io, alla fina. Mi ricordo, Maura, che tu ci hai detto, scusa padre Francesco. Sì, stavo dicendo, pomodoro rosso, manico rosso, grembiule rosso. Perfetto. Te lo ricordi questo grembiule? Me lo ricordo. Volevo fare una rettifica. Questo grembiule c'ha 57 anni, non 40, come ho detto l'altra volta. Perché gliel'hanno data mia madre quando aveva 10 anni, quindi... Voglio rettificare, magari non è una notizia così interessante, però ecco, per mia mamma, anche l'età della ecco, mamma. Olio d'oliva, grazie. Olio d'oliva. Allora Mauro, ci spostiamo ai fornelli, così facciamo vedere tutti i passaggi che stiamo facendo. Un fuoco vivo. Vivo, sì, quindi sì, va dobbiamo bene rosolare la carne, quindi fuoco vivo. Olio. Allora, aglio e cipolla quando arriva, poi olio, sempre, vabbè, olio extravergine di oliva, non ci sono dubbi. Non ne metterei tanto perché poi la carne comunque è grassa, quindi senza eccedere, diciamo, di olio. Quel che serve per rosolare. Ovviamente tu fai tutto qui in questa pentola, quindi aggiungiamo poi progressivamente gli ingredienti in questa pentola man mano che va avanti. Benissimo. Okay. Allora, questo abbiamo detto che è un ragù domenicale perché è importante, perché è fatto pieno di carne di maiale, insomma, è veramente impegnativo come piatto. Tu quando lo cucini? Dunque, lo cucino quando intanto c'ho ospiti. Beh. Ecco, perché nella vita di tutti i giorni si cucina più leggero, non si può mangiare così, insomma. Quindi chiaramente con gli ospiti. E, è un piatto che si fa molto d'inverno, perché logicamente il maiale è un piatto invernale, però devo dire che in Calabria lo fanno pure d'estate, con tanto coraggio. La salsina e la carne, prima la carne. Ma perdonami Maura, la mettiamo così intera la carne o va tagliata? No, questa la potremmo anche tagliare un po'. Allora andiamo a tagliare la carne, così facciamo vedere ai nostri amici a casa tutti i passaggi. Allora. Soprattutto ricordiamoci che tu utilizzi la salsiccia calabrese, però... Allora, possiamo dire le alternative. Andiamo. Padre Francesco, ci sorvegli la cipolla? Guardo la cipolla, onde evitare che si possa bruciare troppo. Mi vuoi dare un coltello un po' più grande? Allora, le costine tagliate a pezzettini piccoli già sono pronte. La carne, ecco, la bistecca di collo, perché è più saporita, io la faccio a pezzetti così.
Perché chiaramente questa carne del sugo poi ci servirà come secondo piatto, perché quando si fa un piatto così, il secondo è la carne che abbiamo usato. Naturalmente. Chiaramente. Dopo si accompagna con, magari con una verdura e basta, finito il discorso. È importante utilizzare carne di maiale mista, quindi la salsiccia, sì. Mista, sì, salsiccia, carne, costine, è questo. Diamo un'alternativa, noi ci stiamo ovviamente dicendo la salsiccia rossa è importante, la salsiccia è piccante, diamo un'alternativa agli ospiti che so dal nord, da Milano, che non trovano sta salsiccia rossa. E prendono la salsiccia che trovano e poi uniscono peperoncino e finocchietto nel sugo e il profumo, perché la caratteristica della salsiccia calabrese è che è impastata con il peperoncino in polvere, quello, la paprika, e con i semi di finocchio. Nell'impasto veramente c'è anche il vino rosso, quindi però se noi uniamo, nella pentola abbiamo il vino rosso, poi uniamo dei semi di finocchio, un po' di peperoncino, l'idea è quella, insomma, ecco. Allora, arriva la carne, padre Francesco. Bene, infatti, perché la cipolla stava quasi, Ecco qua, prego, vieni. Allora, si fa rosolare e poi si sfuma con il vino rosso, quella d'oro, mettiamo. Sì. Ecco. Diciamo che in casa, quando si faceva questo ragù, le nonne iniziavano a cucinare alle 7-8 di mattina. Sì, così, perché il ragù credere, più cuoce più buono. C'è anche 2 ore di cottura. Ma minimo, minimo. Mamma, mi ricordo che andava a messa al mattino, la prima messa domenicale, c'era il ragù sul fuoco e poi mi chiedeva, mi raccomando, guardate un ragù. Sì. Puntualmente, i miei fratelli poi facevano una scaglione, capito? Certo. Diceva più grande, poi quello mezzano e poi alla fine guardavo. Devo dire che anche io quando lascio le commesse ai figli, lo dico a tutti e quattro e si offendono. Ma tu me l'avevi già detto, ma io non mi fido assolutamente. Senti, Mauro, tu hai questa bella famiglia, hai bisogno di cosa? Del vino? Sì, sfumiamolo. Anche postare un po' di fiuma. Sì. Vado? Vai. Tu hai questa bella famiglia, dicevamo 4 figli, ieri ci hai detto 4 figli, sì. Irene, Francesco, Maria e Caterina. Sì. E a proposito di avere tanti figli, sono estimatori della cucina calabrese? Sì, loro tutti amano la cucina calabrese, mangiano anche piccante. Cioè non è DNA? Non tutti, ma insomma quasi. E sì, li abbiamo abituati bene da piccoli al peperoncino. Sì, perché la mia pediatra mi diceva: secondo te le donne africane mangiano senza peperoncino quando allattano? No, quindi tu non sei quasi africana. Calabria Saudita la chiamiamo. Allora io aggiungo il concentrato di pomodoro, perché è fondamentale per fare un ragù che ti dà quel colore rosso violaceo, no? Bello consistente. Non basta la passata, quindi anche il concentrato. Sì, prima metti il concentrato, lo fai sciogliere in questo momento con l'olio, no? E a questo punto poi possiamo unire il passato di pomodoro. Il passato di pomodoro, che vado a prenderlo, eccolo qua. Quindi un ragù piuttosto semplice, insomma tradizionale appunto. Sì, molto, olio, molto. Cipolla, aglio, carne, concentrato di pomodoro e quindi passata. Vai. Vado. Sì, poi sale. Ci aggiungiamo un pochino d'acqua così puliamola. Sì. Ci va l'acqua, perché deve cuocere tanto. Quindi inizialmente l'acqua ci va messa, altrimenti poi si asciuga subito il sugo e la carne non è cotta. Poi cuocendo tanto verrà ristretto questo sugo, ma inizialmente l'acqua ci va messa abbondante. Prendiamo questo così. Dicevamo della tua famiglia, tu quindi sei nata a Roma, però insomma hai dentro di te, nella tua cucina, ovviamente tutte le tradizioni della Calabria. Ci torni in Calabria? Sì, ci torno spesso perché ho sposato un marito che di Cosenza. Allora... Spesso e volentieri torniamo, anche lui è una famiglia numerosa, sono 8 fratelli, tutti maschi. Bellissimo! Che meraviglia! E sono giù loro i fratelli? Tutti quanti, sì. Qui siamo noi e un altro fratello soltanto. Un po' di sale fino. Eccolo qua. Ecco. Sale io ne metto poco inizialmente, perché se la salsiccia fosse salata è meglio assaggiarlo. Quando si mette una salsiccia che è già salata, bisogna mettere poco sale inizialmente. Poi comincia la cottura. Verso la fine unisco un pochino di finocchietto
e di origano, non subito. Gli aromi si mettono un po' alla fine, meglio. Verso la fine, sì. Gli aromi, che poi sono aromi anche molto importanti, perché si parlava del finocchietto, che oltre anche nella salsiccia è presente. Sì, è presente, è un digestivo. Ecco, è un digestivo, è vero. Perciò si mette nel ragù. Ma perché comunque ti dà c'è la speranza di digerirlo? No, è una spezia. Però si possono fare dei liquorini al finocchietto. Si fanno delle tisane proprio per digerire, perché è importante, aiuta la digestione. Dopo pranzo una tisana di finocchietto può essere adatta. Allora, visto che qui c'è bisogno di tanta cottura, andiamo ad impastare Metterei un coperchio. Metterei un coperchio, anche bene. Io. Giusto, no? Sì. E dicevamo del finocchio, anche per esempio mia figlia che è stata in India ha fatto un mese di volontariato in un ospedale pediatrico, perché lei studia medicina, ha imparato a mangiare il finocchio, dopo pranzo viene messo a tavola, così a chicchi, si mastica ed è molto digestivo. Non la sapevo questa. Sì. Quindi si può anche mangiare così, come un seme di zucca? Sì. Impasti là dentro o vuoi una più... Io impasto... Direttamente, adesso vediamo se c'entra. Allora, per fare la pasta ci vuole la semola di grano duro, e un pizzico di sale, e l'acqua fredda. Non ci vanno le uova, no. È completamente senza uova questa pasta. Molto bene. Ah, ce l'hai già. No, vediamo quanta ne serve. E l'impasto deve essere abbastanza consistente, Quindi duro. Quindi adesso facciamo la pasta. Sì, facciamo la pasta. I fusilli al ferretto. Sì. A proposito dell'origano, comunque, sentivo prima che parlavate del finocchietto e di questa maniera indiana di mangiarlo. Infatti, ma invece l'origano, non so, forse mi sbaglio, però è inusuale abbinare l'origano al maiale o si fa? Senti, io penso che le abitudini sono delle case. La mia si fa. Mettiamola così, non credo che ci sia poi una regola particolare. No, infatti, anche perché mi piace molto l'origano, lo metto dappertutto. A chi piace, giustamente, come a chi piace il pepe, a chi piace ovviamente l'aggiunta del finocchietto. Penso che poi è una questione di gusto. Di gusto, ognuno poi la... Esalta certamente il sapore della carne, lo esalta però. È in giusta dose, come sempre in tutte le... un pochettino. Maura, noi utilizzeremo questo, quando insomma sarà impastato, utilizzeremo questo, il ferretto, il classico ferretto. Sì. Ora, la cosa bella è che tutto quello che ci fa Maura ha una storia. E anche questi ferretti hanno una storia. Ce la vuoi raccontare? Hanno anche una origine, una provenienza particolare, uno in particolar modo. Raccontaci un po'. Allora, diciamo che non si comprano. Bisogna procurarseli. Allora, il ferretto, questo qui, forse ho bisogno di un altro pochino d'acqua. Più antico che ho è questo, che era proprio un ferro di calza di mia nonna. Ferro di calza si intende, per chi non le facesse più, una volta si facevano le calze di lana a casa. E si facevano con 5 ferri che appunto hanno le punte da ambedue i lati. Ah, ecco. Non hanno il finale dei ferri che si come usano il ferro adesso. Da maglia. No, ecco, sono ambedue, perché si lavorava con 4 ferri più uno per lavorare in 5. Ah. Vabbè, è difficile, la prossima volta vi insegnerò. La prossima volta ci insegna a fare le calze. E quindi questo. Oppure poi c'è un'altra cosa simpatica, è un ferro di un ombrello vecchio rotto. Sì, infatti, guarda, pensa, quando ti si rompe un ombrello che poi butti via tutto, perché in genere l'ombrello ti si rompe ogni volta che piove, poi sì, questo certo, è proprio matematico. Invece puoi recuperare il ferretto per fare i fusilli. E fare i fusilli, vedi, padre Francesco. Oh, e altrimenti si va in ferramenta, si compra un fil di ferro un pochino grosso come questo e si taglia tutto qua. Qui questo si può fare. Tre tipologie di ferri. E funzionano tutti. Allora, diciamo ai nostri amici in tutta Italia che, che non è che dovete essere per forza calabresi, avere la salsiccia rossa, piccante. Per fare le calze ai ferri. Per fare le calze, ma soprattutto per fare il ragù. 5 per giunta. 5. Allora, un'idea, chiediamo i nostri amici dello studio, perché sanno fare le calze ai ferri. Allora, un paio le sanno fare le calze ai ferri. Sì. Secondo me sì. Chiediamo di farci vedere come si fanno le calze ai ferri. Vediamo. Chiediamo un po'. Oppure avete un ombrello rotto che ci prendo io il ferretto per farci la pasta?
stiamo facendo? Stiamo scilando la pasta, è vero Maura? Scilando, voce sì, del sì. Verbo? Scilare. Scilare. Scilare i fusilli. Questo è un lavoro che si impara da bambini in casa e lo sanno fare anche gli uomini, stranamente. Mio padre l'ha sempre fatto, non sa fare altro. Io sono un frate uomo, sì. Lo faccio fare pure, no? Però mio padre non sapeva fare altro che non scilare e poi mangiare. E poi mangiare naturalmente. Sì. Allora spieghiamo, si creano degli gnocchetti. Diciamo, si allunga a bastoncino. Si creano degli gnocchetti e poi si appunto posiziona il ferro, adesso lo faccio rivedere, in mezzo e con questo movimento rapido che qui padre Francesco ha già imparato subito e anche lei, dunque si, come vediamo di dirlo bene, arrotola con la mano. Mentre si fa questo movimento del rotolare non c'è una pressione molto forte perché altrimenti dopo non si scila, cioè non scivola via. Non scivola. Quando si deve portare, tirare, con una mano si mantiene e con l'altra si fa questo movimento così, si gira poco, vedi come ti ed esce. E scila. Oh, e scila, eccolo là. E scila. Allora, Maura, sei brava anche a spiegarle le cose, sarà proprio per il tuo lavoro. Tu, diciamo, oltre ad insegnare anche la cucina, cioè fai proprio come lavoro, insomma, vai a cucinare a domicilio, sì. A casa di chi? A casa di chi te lo chiede? Come certo. Funziona? Allora, intanto col passaparola, io faccio il personal chef, cioè laddove in una famiglia non c'è voglia di, no, per una serata, per una festa, non si ha tempo di cucinare, si chiama la chef a casa, a domicilio. Ecco, io concordo il menù con la padrona di casa e poi vado io, la signora non pensa a niente, perché io faccio la spesa, preparo anche la tavola, la decorazione, perché è la mia passione, poi mi metto in cucina, preparo tutto e la cena è pronta. Guarda che bella la creatività di noi italiani nell'inventarci il lavoro. Anche perché io sono un esempio di riciclaggio, così si può dire. Giusto, che vuol dire? Perché nella mia vita mi sono riciclata, nel senso che io facevo da giovane l'attrice comica nel teatro ragazzi, poi ho lavorato sempre col teatro, ho insegnato teatro ai bambini, agli insegnanti, ho avuto una compagnia teatrale, poi in questo periodo, diciamo, di crisi, bisogna dirlo, questo mio lavoro è andato scemando. Ma la crisi non è qualcosa di negativo, ricordiamo che la crisi comunque mette anche in moto tantissime idee. La creatività, riciclare benissimo. Qualcosa di importante. E allora, dato che io per passione ho cucinato sempre, a questo punto ho deciso, facciamolo diventare un lavoro. E alla tenera età di 55 anni, complimenti, grazie, mi sono preso un altro diploma dopo il liceo classico, che ce l'ho messo nel cassetto. Mi sono presa il diploma dell'istituto alberghiero, quindi adesso sono ufficialmente chef cuoca, posso insegnare tutto. Quindi sei classicamente chef. Classicamente, mi piace. Classicamente. Senti, chef. Allora, a proposito, diciamo del liceo classico, ti è servito aver studiato al liceo classico nella tua attività e in cucina, per esempio, no? Allora, mi è servito intanto perché è il liceo che consiglio a tutti, e anche due figli miei su quattro hanno studiato liceo classico, insomma, e gli altri una due? Piccola studia. Gli altri due, uno linguistico e l'altro è pedagogico. Io ho studiato il linguistico, quindi. È questo. No, secondo me serve intanto perché la storia passa dalla storia, dal greco e del latino, e ci si appassiona. Poi noi come calabresi, siciliani, conoscere il greco è una cosa importante, è una terra importantissima, è la Magna Grecia, non dimentichiamo, non si può. Assolutamente, si può. La Calabria è meravigliosa, una cultura immensa, greca. Poi greca, ogni volta per l'etimologia delle parole, noi parliamo greco completamente, adesso che studio greco di nuovo con mia figlia piccola, che ha primo anno, quindi è quarto ginnasio, mi diverto a farle vedere che le parole poi sono quelle calabresi. Lei dice, ma io non volevo studiare il calabrese, no, posso studiare il greco, però quello è. Ce ne so, una per tutti mi viene in mente, la barca. In calabrese c'è varca. La varca. E in greco è scritto varca. Barca. Non puoi sbagliare, eccetera, ce ne sono tante così. Sì. Allora, il ferro che stiamo utilizzando, il ferretto che stiamo utilizzando, abbiamo visto, è insomma di provenienza varia, cioè un vecchio ferro di ombrello, uno delle calze. Il trucco che dobbiamo dire è che quando si attacca un po' dobbiamo mettere un po' di farina. Ecco, scusa, poi ci chiedevano perché se non ci sono le uova.
Hai ragione. Scusaci Gianni che ci hai chiamato da, cos'era, Aosta? Oh. Sì. Gianni, a proposito delle uova nella pasta, Mauro la fa senza uova e soprattutto utilizza la semola. Lui appunto ci diceva, ma perché non la farina? Diamogli una risposta. Allora, intanto tutto il sud usa la semola di grano duro senza uova. Io penso che un po' tutte le tradizioni vengano da una realtà storica, ancora una volta. Sono paesi poveri, dove anche l'uovo aveva la sua importanza e se possibile andava risparmiato. Però devo dire che la semola, che si usa molto al sud, è una consistenza molto forte, appunto, è il grano duro e non ha assolutamente bisogno di uova per mantenere questa consistenza, per arrivare a questa consistenza. Con la farina 00 avremmo bisogno delle uova. Allora, di quanto tempo di cottura ha bisogno? Io direi verso 10 minuti, io calerei. Caliamo. Ovviamente, dimmi padre Francesco. Ma è rimasto con gli ultimi a me qua, aspetta un momento, eccolo qua. Salare la pasta e cominciamo a calare. Quindi acqua salata. Ecco, un filino d'olio nell'acqua perché così non si attaccano. Piccolo segretuccio. Io intanto vedi, a volte si allungano. No, perché dovevano stare un poco più aperti. Ecco, vi consiglio di non conservarli in un piatto in questo modo, ma su un panno di cotone ad asciugare un pochettino a casa, quando avete un po' di tempo in più di noi. Naturalmente. Ecco, non deve succedere questo, diciamo la verità. Noi ci siamo. Allora, quindi, strano perché insomma come pasta fresca invece ha bisogno di così tanto tempo di cottura. E perché penso, il problema è che sia il grano duro, ecco. E poi questa forma, no? Sono così lunghi, cioè noi li abbiamo fatti così lunghi, ma la tradizione che dice? No, li fai lunghi perché sono fusilli, oppure se li vuoi fare un pochino più corti, ma a casa mia si facevano così. Con altri tre. Grazie. E quindi l'importante è che abbiano il buco dentro. Quindi, Però voglio dire che con questo impasto si fanno tante cose. Possiamo fare per esempio, ecco, posso prendere un pezzettino. Dicevamo i cavatielli, prima raccontavamo. Vero, sì. Si fa tutta la pasta intera, poi soltanto pizzicarli e fare in questo modo. Ecco qui, viene il cavatiello. Eccolo. Così. Piccolino. Anche le orecchiette si fanno anche da noi così. Insomma, perché è una pasta di acqua e semola fondamentalmente. Sì. Allora, ricordiamoci del ragù. Il ragù di maiale aveva bisogno di tantissima cottura. Si parlava finito. Di 2-3 ore, eccetera. Ovviamente noi non abbiamo tutto questo tempo. Il ragù, dopo ore di cottura, si presenta così. E dovevamo aggiungiamo? Un pochino di finocchietto a gusto e un pochino di origano, sempre a gusto. Non è. Ecco. Nel caso poi si aggiunge altro peperoncino, ma io direi sul piatto a secondo il gusto, se no i bambini poi non mangiano più. Ecco. E questo è un bel sugo consistente. Allora noi dobbiamo togliere adesso, se mi dai un piatto da portata, la carne. Che poi. Vuoi aiutarti con questo? Va bene anche questo, però il piatto lungo. Padre Francesco, quello di sotto che forse va meglio, vero Mauro? Eccolo qua. Ecco qui. Pronto. Prendiamo tutta la carne. Che meraviglia, guarda come si è cotta bene. Questo è proprio il bello del ragù, no? Perché sì, il pomodoro si è tutto quanto insaporito. Ecco, e questo sarà il nostro secondo. Ecco. Però qualcuno magari pure dentro la pasta. Sì, così. Se ci capita. Come no? È fortunatissimo. Sai cosa facevo io da piccolo? Con il ragù, mentre che stava facendo, oppure già che era quasi ultimata la cottura? Prendevo il pane, ma mia mamma, ma mica il pane, solo tu sul pane, mi sgridava in continuazione. Sì. Io anche, perché i miei figli, appunto, essendo tanti, se ognuno passa e prende una fetta di pane, il sugo non ci rimane. Pure il pane finisce. Ecco, bene, allora finisce. Questo portiamo di là. Allora, bene. Ecco, questi stanno salendo, vedi, cominciano a galleggiare i fusilli. Vedi? Quando cominciano a salire già siamo a metà cottura. E un altro pochino lasciamo. Dai. Ovviamente, una cottura al dente, cioè sì, nel senso vanno tenuti. Allora,
a parte abbiamo, serviamo la carne e con questo sugo condiamo la pasta, è così, sì, la composizione del piatto. Sì, sì. In Puglia si mette in un unico piatto, si, sì, fa il primo e il secondo in un unico piatto, ah, grande, certo, quindi hai da un lato, che so, le orecchiette, da un altro il pezzo di carne, la braciola, insomma quello che è. Tu, beh, che dici, padre Francesco? Devo dire che farei anche io così, ah, perché sì? È più saporito. È vero, eh? Infatti. Piatto unico. Allora, di quanto tempo abbiamo bisogno? Un altro ancora? Momentino, un possiamo minutino? Preparare la ricotta. Naturalmente, andiamo. Benissimo, andiamo. Perché questo piatto si compone come condimento anche di, abbiamo detto, ricottino e peperoncino, se piace. Sì. Ti prendo un piatto? Un piatto, allora, la ricottina salata, e questa è affumicata. È una ricottina di latte di pecora che appunto viene prima salata. Io ho visto nei vaccherizzi, insomma, poi adesso si fanno cose anche industriali, ma è bello andare nei vaccherizzi, che sarebbero, sì, le cascine, insomma, in montagna, e ci sta il cannizzo, che sono tutte canne attaccate, sì, sì, in alto, tutte... con le ricottine ad asciugare, sì, e poi viste, sotto si mette un fuoco che col fumo le affumica piano piano, sì. Quindi noi facciamo lentamente, perché ovviamente... Se no, è perché è molto morbida ancora e chiaramente non si sbuccia, perché sennò poi la affumica, non c'è niente da sbucciare. Ma è facile da trovare errori, questa ricottina secca, cioè affumicata? Mo, io la compro in Calabria. Giustamente. Ritorniamo. Tanto bene, tanto bene. Anche perché molti fanno questo errore, lo accennavi prima, che tolgono la buccia affumicata. No. Come nella mozzarella affumicata. Assolutamente. Allora, però nel resto d'Italia diciamo che un buon pecorino grattugiato va benissimo, certo, va benissimo, un buon pecorino. Parmigiano no, perché trova, proprio non è del sud, no, non possiamo usarlo in un piatto del sud. È spiacente. Ci spiego. Ecco qui, questa è la nostra ricottina, parte, vedi, in fili lunghi così, stupenda. Ottimo. Se questa già un pezzettino è favolosa, assaggia. Posso venire a vedere la cottura? Certo, devi venire, perché io, ecco, l'ho scolata, ho fatto bene. Perfetto, perfetto. Come allora, funziona adesso? Prendiamo il piatto da portata. Te lo prendo subito. Allora, ti prendo io, dai. Maura, sentiti a casa, ecco, tua. Allora, ci vuole però un mestolo per prendere il sugo. E che cos'è sta ricottina? Allora, metto un pochino sempre sotto, magari. Ecco, vai. Quindi, sugo sotto. La pasta. Pasta sopra. Mi dai un po' di ricottina, intanto la mettiamo, subito, aspetta, non la mettere tutta. Ah, è un'arte comporre questo piatto, quindi prima il sugo, poi la pasta, poi la ricottina. Vado ancora di... Mettiamo un altro po' di sugo. Ecco. Basta? Sì, mettila tutta. Guarda che bel prima, eh? Guarda che meraviglia. Okay. Questo è per due persone, insomma. Una. Beh, dipende pure dalla fame. Dalla fame. Un bel piatto domenicale. Ecco qua, meraviglioso. Eccolo qua. Sì, 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 sì. Tanto domenica prossima è Pentecoste. Ecco. E poi magari due bocchinotti, quelli che sappiamo già fare per dolce. Come dolce, per dolce, giusto, ecco, è una buona idea. Il primo sta qua, il secondo è la carne e il dolce è sappiamo. Pronto. Andiamo a mostrare il piatto completo, Maura. Cioè un pranzo completo, quindi. Sì. Fusilli al ferretto con ragù di maiale, vi abbiamo regalato un primo e secondo a piacere, il peperoncino. Certamente, quello a bello piacere, piccante o in polvere. Oh, com'è? E possiamo utilizzare un piatto solo, perché la carne, certo, mangiata vicino ci sta È benissimo. La fine del mondo. Allora io direi, concentriamoci adesso a guardarlo, anzi ad assaggiarlo, prima con gli occhi e poi soprattutto col palato. Noi andremo ad assaggiare. Voi avete visto che belle idee vi abbiamo dato di pranzo domenicale. Non disperate se non siete calabresi. Assolutamente. Perché vi abbiamo dato alternative non degne. Non vi preoccupate, pace e bene. E grazie alla nostra amica Maura per averci donato, ma ci ha donato veramente un pranzo. Ma tu hai litigato il terzo. Arrivederci a tutti, arrivederci alla prossima ricetta. Pace e bene. Pace bene. Pace grazie bene. Maura. A voi. Faccio come Totò, faccio così.